Oggi parliamo di un argomento che sto trattando da 3 mesi a questa parte, cioè dell'home studio, anche se è un argomento che già trattavo da qualche anno, però che ho lasciato perché effettivamente non ritenevo opportuno il fatto di dedicarci tanto tempo e tanti soldi dato quello che volevo fare. Però dato che mi sto buttando in questo mondo, non sono io il producer, siamo in 3 persone principali, io più che altro me la vedo a livello di grafica e di video, però comunque avendo a disposizione lo studio voglio fare un investimento per me opportuno, non so le vostre scelte, perché comunque alla fine dei conti tutto quanto mi può tornare indietro. Infatti alcuni acquisti principali sono il microfono con il quale sto registrando, la scheda audio, le cuffie, pannelli fonoassorbenti, eccetera, eccetera. Però adesso parliamo bene del dettaglio, quello che bisogna avere come minimo per appunto partire da zero. Innanzitutto, per registrare le cose principali, se siete cantanti o comunque anche solamente producer, la cosa che serve principalmente è un microfono e una scheda audio. I miei consigli che vi posso dare, che ho anche provato, non partite con questo microfono perché questo è un kit di microfono che comunque si aggira intorno alle 300 euro, anzi più di 300 euro. Partite con qualcosa di economico, quindi nel dubbio AT2020. E come scheda audio, non so la pronuncia vera e propria, tipo Behringer, non lo so come si pronuncia, che costa 85 euro. Sinceramente, per 5 euro di più potete acquistare una Focusrite mono, cioè che ha la disponibilità di collegare solamente un microfono, perché alla fine non avete un service, non avete disponibilità di collegare più microfoni. Quindi, se avete solamente un microfono da collegare, la Focusrite solo è, diciamo, la scheda perfetta per appunto iniziare. Ha un bel po' di anni, mi sa, c'ha più di 10 anni, però comunque il suo lavoro lo fa. Però ricordatevi di scaricare i driver. Ovviamente sul microfono va messo un pop filter in modo tale da non far sentire tutte le pop o le T, che sono le lettere più dure, diciamo in questo modo. O potete prendere un pop filter come questo che vi consiglio, oppure quello a cappuccio, però diciamo che questo è anche più comodo e anche più bello da vedere. Il microfono va posizionato su uno stativo, quindi decidete voi, o un'asta parte da terra come questa qui, oppure potete semplicemente prendere un'asta di quelle che vanno sulla scrivania, che sono più o meno piccole. Io vi consiglio un'asta come questa perché se non la usate la potete vendere tranquillamente, comunque anche più comoda a livello pratico, perché comunque cantare da seduti, diciamo che il diaframma si va a comprimere, quindi è meglio cantare da in piedi. Un'altra cosa che si può fare per andare ad avere un audio ottimo è l'acquisto di uno schermo insonorizzante. Costicchia, per quello che è, uno buono si aggira dalle 50 alle 60 euro. Poi ci sono kit con tutto quanto incluso, quindi schermo, asta, pop filter, sulle 100 euro. Comunque ci sono un bel po' di cose. Potete tranquillamente acquistarli. Oppure io mi sono trovato dei pannelli fonoassorbenti in più e ho realizzato questo coso qui. Che sì, è molto triste come cosa, però a livello pratico diciamo che è molto funzionale. Sono semplicemente dei cartoni che vanno a formare un quadrato. È messo così, vanno a chiudere molto il suono. Penso che si riesca anche a sentire in questo momento. Tolto questo, per un audio perfetto, mettetevi nell'armadio. Se non volete spendere niente, aprite l'armadio e vi mettete all'interno dell'armadio. Come casse, perché appunto bisogna avere delle casse monitor per ascoltare quello che si produce, sia a livello finito che comunque durante il lavoro. Io personalmente non le ho perché per il momento ho optato a un altro acquisto, dato che comunque le casse, anche se di bassissima qualità, però comunque ce le ho. Il mio consiglio sono le Presonus Eris E3.5, che sono delle casse discrete, costano sulle 90 euro adesso perché c'è un'offerta, però teoricamente stanno sulle 110-100 euro, quindi sono praticamente le casse perfette per iniziare. Poi potete anche acquistare qualcosa sull'usato, io vi consiglio molto molto l'usato, perché diciamo che andate a pagare tutto quanto, quasi la metà praticamente del prezzo. Purtroppo lo so, non bastano solamente le casse, bisogna lavorare anche in cuffia, anche perché servono anche mentre si registra, quindi cuffie classicissime che penso che abbiano tutti quanti.
tanti quelli che lavorano nel settore, che soprattutto abbiano almeno provato una sola volta nella loro vita, HG K52. Sono le cuffie per eccellenza, sono le principali, sono delle cuffie chiuse, suono pulito. Io le ho ordinate, mi dovrebbe arrivare questo sabato, non so quando voi state vedendo questo video, quindi prendete queste cuffie, diciamo che state già a posto. Se volete spendere un pochettino di più, le K92, che costicchiano leggermente di più, 30-40 euro di più, però che già si parla di un livello medio alto. Comunque tenetevi sempre su cuffie chiuse, in modo tale che quando registrate il suono non rientra nel microfono. Bene, da questo video molto sparato al volo letteralmente, spero che vi sia stato utile anche per la minima utilità. Se volete fare qualcosa ovviamente di fascia alta, prima di spendere 200-300-400 euro dietro un microfono, informatevi bene, state attenti per quello che comprate, perché molte volte spendete tanto e poi effettivamente di concreto non c'è niente, un po' come le nuove macchine che costano 40.000 euro e poi effettivamente non ci sta un cazzo. Magari potrei fare anche un altro video con una fascia un pochettino più alta, perché io diciamo che al momento mi sono tenuto in una fascia medio-bassa per stare più o meno sulle 500-600 euro. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, che soprattutto vi sia stato utile. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguitemi su tutti quanti i social, ci sono i link in descrizione. Vi lascio anche qualche contatto di qualcuno con cui sto lavorando, così che faccio anche la pubblicità, non mi sta pagando, però comunque la faccio lo stesso perché credo in lui. E nulla, da me non ho un nome d'arte, mi ritiro da Mr. Capri Game, è tutto, e ci vediamo in un prossimo video. Bye bye.